Voci, canti e volti che sprigionano gioia seguendo il ritmo del kayamba, lo strumento musicale etnico che fa danzare i corpi ed elevare lo spirito, dando vita ad allegre e colorate coreografie. Si esprime in queste forme caratteristiche la fede del popolo kenyota nella prima messa celebrata da Papa Francesco in terra africana. La pioggia cade abbondante sul campus dell'Università di Nairobi, ma non pregiudica affatto la partecipazione dei fedeli alla liturgia. Anzi, sembra accompagnare in modo discreto le parole di Francesco a commento del brano di Isaia: «Il Signore farà sgorgare acqua nel deserto, in una terra assetata». Bergoglio introduce così la riflessione centrale della sua omelia, ricordando che la salute di qualsiasi società dipende dalla salute delle famiglie e che la fede nella parola di Dio ci chiama a sostenerle nella loro missione all'interno della società. Siamo anche chiamati ad opporre resistenza alle pratiche che favoriscono l'arroganza negli uomini, feriscono o disprezzano le donne, non curano gli anziani e minacciano la vita degli innocenti non ancora nati. Un compito particolarmente importante oggi, spiega, perché assistiamo all'avanzata di nuovi deserti creati da una cultura dell'egoismo e dell'indifferenza verso gli altri. Ma è ai giovani del paese che Francesco rivolge il suo speciale appello. I grandi valori della tradizione africana, la saggezza e la verità della parola di Dio e il generoso idealismo della vostra giovinezza vi guidino nell'impegno di formare una società che sia sempre più giusta, inclusiva e rispettosa della dignità umana. Vi stiano sempre a cuore le necessità dei poveri, rigettate tutto ciò che conduce al pregiudizio e alla discriminazione, perché queste cose, lo sappiamo, non sono di Dio. Infine esorta tutti ad essere forti nella fede, a non aver paura, e conclude l'omelia con una frase in lingua swahili: Dio benedica il Kenya. Mungu abariki Kenya.